un sacco di novità in questa settimana. È un po' che non ci sentiamo, dovete avere pazienza, l'iPad è praticamente distrutto e quindi vi parlerò a voce, spero che vi piaccia lo stesso. Un sacco di novità a partire dal nuovo pontefice, dal nuovo Papa, da Papa Francesco. A me sembra una persona molto simpatica e mi pare che sia simbolicamente anche ciò di cui la Chiesa oggi ha bisogno, e cioè un ritorno alle origini, alla semplicità, alla povertà. E se ci pensiamo, è ciò di cui ha bisogno anche il nostro paese, l'Italia e la politica italiana. E mi pare che da questo punto di vista un grande passo in avanti sia stato fatto. Bersani dice che la nostra responsabilità è il cambiamento. E così infatti è stato, perché eleggere alla presidenza della Camera Laura Boldrini e Piero Grasso alla presidenza del Senato è stata una mossa del cavallo, hanno detto molti giornalisti. Io voglio dire qualche cosa di più di una mossa di scacchi. È stata una scelta politica che va decisamente verso il cambiamento. E questo cambiamento rafforza molto il Partito Democratico, che ha dimostrato di non avere nessuna paura di scegliere il nuovo, di scegliere l'inedito e di dialogare con l'inedito. E infatti ci stanno dando ragione, una grandissima sintonia con il nostro popolo, ma direi con tutto il paese che il cambiamento vuole e desidera, e non in un modo violento, ma in un modo dolce e condiviso con persone molto molto in gamba come Grasso e la Boldrini. E poi, l'arrabbiatura di Grillo. Guardate che è una cosa abbastanza sconcertante, che un capo politico, o se dicete tale, comunque un uomo che dice di essere a capo di un movimento, si permetta di dire ai suoi senatori che chi non ubbidisce deve andarsene, deve rimettere le dimissioni. Io voglio ricordare che c'è la libertà di coscienza di ciascun parlamentare e io ho apprezzato che attorno alla figura di Piero Grasso sia arrivata anche una parte di quel Movimento 5 Stelle. Questo vuol dire che se la politica cambia, gli scenari si possono aprire e non tutto è già fatto, non tutto è già detto e la politica può tornare ad essere quell'arte creativa di cui il nostro paese ha tanto, tanto, tanto bisogno.